Benvenuti amici YouTube in questo nuovissimo video. Io sono Narix100 e oggi sono su Paladins in compagnia di Justin Timberlake. No, è vero, Narix3. Ragazzi, siamo su Paladins. Ho deciso di fare qualche video su Paladins. Ma muoio da piove, infatti sta piovendo qua. Sta piovendo, ragazzi. Perché è un giallo. Per chi non lo conoscesse, Paladins è un gioco free to play simile ad Overwatch, per quanto mi riguarda pure me, più bello. Meglio di Overwatch. Bitch, shut up. E io ci gioco già da parecchio, però ho deciso di portare comunque questa serie proprio per farlo conoscere alle persone che appunto non lo conoscono. Ah, tra virgolette, non sono stato pagato per dire queste cose, e se magari mi volessero pagare... Ma non ho pagato perché datemi a me i soldi perché mi devo comprare la scheda madre. Se col PC continua a prendere polvere. Quindi quando mi comprare la scheda madre. E il processore pure. Allora, andiamo a fare una classificata. Come vedete qua ci stanno varie, diciamo, varie modalità. Varie modalità. Team Deathmatch. Fuori le test mappe, per le mappe in beta che ancora non sono pronte, però voi potete provarle. Io vado a fare Siege, che è una modalità che voi dovete portare appunto questo carretto nella base avversaria pieno di bombe. Ma già sanno come funziona. No, per le persone che non lo conoscono. Ma chi è che non conosce Overwatch? È come Overwatch, basta, inizia a giocare Overwatch. Va bene, iniziamo. Quando hai la febbre, però non è vero. Oh, ragazzi, ecco qua, trovato. Chi è che non ha messo click? Ci sono vari tipi di personaggi, che tra poco vi farò vedere. La mia zampa. Bravo. Allora, ragazzi, come vedete, allora ci sono quelli con lo scudo, che sono gli frontline, che hanno come compito di proteggere la squadra, hanno molta vita. Hanno se tu hai invitato me, perché devo bannare io e non tu? Come mai questo fatto? Perché tu sei... No, perché sono sceso a ora 1? Godo. No, ero platino per... Ragazzi, io gioco da più tempo di lui, però lui alla prima competitiva che ha fatto è diventato oro. Alla prima selezione, cioè dopo 15 partite non classificate, ti classificano. E ho bannato Makoa. Ah, che tieni qua? Chi mi prendo? Dimmi chi mi prendo. Nettuno, il re dei mari. Nettuno, Lex... Fernando. Lex D si è preso Fernando, che è un frontline. Livello 15. Io non so chi prendermi, sono indeciso se prendermi un il damage già l'hanno preso, quindi sono costretto a prendermi un flank. E poi alla fine ci sono i support che hanno il compito di curare. A noi ci servono due. Allora, nelle competitive. Alright, let's be honest. Allora, io vado a prendermi Lex. Ho due support, ho due tank. Esatto. Chiedate il damage. Basta. Ok, sta iniziando la partita. E ti accorgi che... In base alla base. I personaggi ovviamente sono potenziati attraverso delle carte. Queste qua sono delle carte leggendarie che vi dice, che vi dà a ogni inizio partita. Io andrò a prendere questa. E questi sono i vari combo di carte che voi potete creare pure da voi, eh. E andrò a prendere il secondo. Allora, se premo I ci darà questa schermata con delle varie dei vari potenziamenti che si ottengono con dei crediti che si ottengono durante la battaglia, con i quali voi appunto ottenete uccidendo gli avversari. E vado a prendere Kill to Heal, che praticamente con le kill che faccio guadagno punti. E questo qua è la Rick's D, con una skin di Fernando leggendario. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Frasio sarai tu, bitches. Non si dicono queste cose. Da maleducati. Oh, guarda il drago, che cavolatine. Allora, dovete prendere esempio da mia, dovete fare come ho fatto io. Un fazzoletto di carta. Ok, io ho una sola per... No, hai fatto più di me. Non è vero, io ne ho fatte due. Vai, dai. Il mio personaggio dovrebbe attaccare i personaggi singolarmente, però in questo caso preferisco
conquistare il posto per avere la carretta. Infatti mi sono nascosto dietro lo scudo e questa tattica funziona tantissimo. Spara. Attento, attento, ho buttato il veleno. Ma vabbè, si è buttato dai, giù, che bastardo. Cioè, per non farsi uccidere si è buttato giù. Ok. Ma come li odio quando fanno così? Oh, ma li sto uccidendo, lasciati uccidere, no, si butta giù. Allora, anche se poi la cosa migliore è restare in gruppo, perché il frontline deve proteggere la squadra, ma ti do una mano, vabbè, non cagliere. Quelle... Sì, però sa. Albero di Natale qua, spara. Che mi si fa? Quando scopri che il telefono sta al 10% e tu sei in chiamata col telefono. Quando scopri che stiamo vincendo, perdendo, vince. Perfetto. Questo qua col serpente che fa... Già siamo arrivati, prendiamo anche il caricatore. Va bene. Quando scopri che ti vogliono fare questo un questo è per quelli che dicono che Paladin è peggio di Overwatch. Però Overwatch sta a 60 euro, capito? Quando scopri che ti vuoi far bloccare il telefono, però tu non hai né Android né iOS. Oh! Ecco, quella è la mossa finale. Ovviamente poi ci sono varie mosse da fare con lettere e tasto destro del mouse. E poi ci sta, diciamo, la E che è la ultra, la mossa finale. Dai una mano. Un attimo la vita. Ma tu quante volte sei morto? Un paio. Se ti dicessi che io ancora devo morire. Ma tu c'hai tantissima vita. E non muoio. Però vengono attaccati tutti quanti a me, quello è il problema. C'è tantissima vita, ma sto ammazzando tutti. Addio robot. Questi qua sono scarsi. Allora, come se state vedendo la partita, questa è una partita proprio stupida, perché di solito perdiamo. Allora meglio così. Che è normale che il flank muore più forte. Drogo. Ok, abbiamo vinto. I'm not surprised. È stata facile perché di solito facciamo sempre una e uno, facciamo tipo 8 partite. Wow, è solo uomo partita. Perché tu puoi comparire, io no. Dai. Oh, uno che difende non compare mai. Guarda. Due kill hai fatto, cosa? Questa è soltanto un'apparenza. Ma guarda l'apparenza che ho fatto molto più kill di te. No, c'è il questi sono i VIP points che riceviamo. 5 cristalli ho ricevuto. Ottimo. Sta qua la chest che apro, dove mi dà delle carte. Vedete? E queste allora, carte si potenziano man mano che le ho accumulate. E ogni carta dà delle caratteristiche. Ho messo streak 6. E guardate un poco chi manca. 6, no, 8. Ma ci sono le quest da fare. Ah, sì, questa qua vi dona la Diamond Chest. Che allora le chest si vedono qui. La Diamond Chest è quella che ti dà sicuramente una cosa leggendaria o epica. Almeno quasi sicuramente. Poi ci sono pure delle chest ad evento. Per esempio, poco tempo fa, almeno per il periodo in cui sto ora, dopo che è passato San Valentino c'era la cesta di San Valentino. Ora l'hanno levata perché... Dai, se c'è la cesta. Però c'è la cesta, diciamo, dell'annullare del cane, che si è fatto, che appunto... Dai, Achille! Che buono. Questa qua è ancora di Natale, che ancora non l'hanno rimossa. Boh. Perché Natale viene ogni anno. Ah, quindi hanno detto, vabbè, a sto punto ci risparmiamo di levarla. Bravo, come l'albero dovremmo fare tutti quanti così, lasciare l'albero e poi la gold chest che contiene tutto. Cioè, è più difficile fare l'albero di Natale, non lo togliere, lo tieni già. Ah, ecco. Poi è bello vedere l'albero di Natale, quindi tutto l'anno, prima estate. Ciao, eccolo! Ma quanto sei bello! Quando scopri che... Un fazzoletto di carta! Allora, stavolta andrò per un damage. Andiamo sempre Makoa. Sì. Your team's ma Makoa non è OP. Makoa non è OP. Dobbiamo bannare qualcuno di più forte. Tyra. No. Tyra. No. Makoa non è forte. Forse Tyra me la prendo io. Lo banno Makoa. Qualcuno di forte. Makoa non.
Speriamo che sono. Un damage. Abbiamo 10 secondi. Ma qua non è forte. Non fa niente. Ma com'è? Non fa niente. Di banana è il più forte di banana. Kim Shield sempre Fernando. Fernando. Il cavallo sempre quella nero. No, non ce la faccio a comprarmi quella nero. Colorato. Ma perché devi prendere i cavalli? Cioè, ma perché schiavizzare i cavalli? Ok, già abbiamo i due. Perfetto. Ma non è un cavallo, è un robot quello là. Ah. No, è sempre un cavallo con. Fateci sapere se volete avere un video su Ark. Sono indeciso di su chi prendermi del damage, perché ci sta parecchia gente. Ci sta Tyra, ci sta Victor, i cecchini. Prenditi Tyra. Però mi sa. Tyra, sì. No, non prendo Tyra. Tyra, butti la bomba quella là al centro. Bravo, l'incendiaria al centro dura tipo 10 secondi. No, mi prendo Vivian, che è più o meno la stessa. Tyra, prendi Tyra, per piacere, prendi Tyra. Prendiamo Tyra, non l'ho mai usata Tyra. Cioè, seccolini, la stessa cosa. Sì, mi sa che non l'ho mai usata. Prima mi dici mi prendo io Tyra all'abbandare, poi non no, te la prendo. No, mi prendo Vivian perché almeno la so. No, usare. Ti prendi Tyra. Oh yeah, put the hat on. No, dobbiamo perdere, dobbiamo farlo in stile, però. No, non dobbiamo perdere, perché devo salire. Flamingo. Piano di sopra, no. Dai, andiamo a vincere quest'altra partita. Vedete, uno strano rumore si sente. Cioè? Che avessi il telefono vicino alla cassa, vicino al microfono, non lo so. Così. Che la partita. E fu così che poi alla fine del video mi scopro che non ha registrato l'audio. Dopo ci spacco il setto sanale. Non nasale, insomma. Veramente la serie ci sta nell'audio. Oh, è iniziata. Cioè, fai la stessa scemenza mia. Registro FIFA. Ho registrato l'audio, però poi l'audio si è perso. Non so perché. Allora. Oh, Masaki, frate. Guarda questo che tiene. Se vuoi un bistardo pure tu allora. Prendiamoci questo, dai. Ma dove sta? Danno aumentato del 150% contro gli scudi. E in più metto pure questo. Ma soffrire che viva queste scene. Ma la vuoi finire di ridere? Ah, il primo personaggio se prima occupa lo scudo. Sì, ma soprattutto non lo tiene lo scudo, quindi ti fa pure. Come faccio così? Diciami, guarda. No, devi andare avanti tu perché io ho bisogno di uno scudo. Ma lo tieni, no? È lo scudo. Lo so, però quelli mi sparano sotto, capito? Cioè, abbiamo un flank tanto per sapere. Lo sai che non ho lo scudo? Sì, abbiamo Zin. Ma qualcuno nella sua squadra tiene Tyra, no? Sai che ci siamo messo la skin sbagliata, però. Vai. Spara. Enemy on table. No, sono morto. Bisogna di qualcuno che mi copra al massimo. Frate, ci serve qualcuno che. No, si sono presi loro, Tyra, no? No. Io sto al centro, voi sparate per piacere. Voi sparate, ci dai, sto sparando. Sì, si sono presi loro, Tyra. No, non ce l'hanno Tyra. Chi è che sta sparando? Si chiama. E chi è che spara a terra? Sono morto, ma girarci il suo bene. No. Corri. Vai. Uccidi. Sì. Io non mi accavo a tirare, questo non lo riesco a battere. Vai, ti do una mano. No, frate, mi hanno tolto. Vai. Sì. Ma stiamo solo io e te qui. Tengo la mossa finale, però se la faccio anch'io non penso ce l'ho. Non serve a niente. Io la faccio. No! Ma la fai ora che sono morto! Vabbè, però ho ucciso due di loro. Però sono morto dopo. Mamma mia, pizza, spaghetti, macaroni! Come si fa a parlare su... Ah, no, non devo prendere... scoccia adesso. Devo sapere come si faceva a parlare su questo gioco, però ho scoperto che
Oh, finché non elimini questa pallina, questo non muore mai. Mio dio, l'abilità contro gli scudi però è efficace, parecchio. Sì, è efficace, però siamo solo io e un tizio e stiamo distruggendo tutti. O forse no. C'è la farfalla là sopra, prendi. Io faccio lo scudo, muoio comunque, cioè. Sono morto io. Wow, tenivo, sono morto. Sono morto. Ma nessuno c'è! Nessuno! Oh, stavo io alla terra, vedi? So, ho capito, vedi, nessuno ci stava. Reach for the sky! Always have a fallback. Potenzia, cosa potenzio? Questo life rip o kill to heal? Kill to heal, no, fai life rip perché il tuo personaggio non è devoto alle kill, quindi capture point spawning in 15 seconds. Perfetto. Il personaggio ha questa abilità della mina che dovrebbe fare 3 2 1. Ah, aspetta. Ah, ok, rivela solo i nemici, niente di che. Come niente di che? Wow, frate, mi hanno shottato un altro. Ma perché questo si fa queste cose? Ma frate, sto devastando tutti, però poi sono morto. Sto facendo la mossa finale. Muoviti però. Ti ha ucciso a... a quella base. Morto Rakis. Ci sono... forse ce la possiamo fare. Oh mio dio, guarda questo fuoco, mi ha pensato tutto il mio. L'importante è che uccidiamo la bestia, uccidiamo. Ecco la bestia. Sono morto, mi sa io. Però io invece no! Attenzione alle bombe! Scudo! Più di questo. Basta, non ci fa di scala. No! Mi ha beccato! No, mi ha beccato pure a me! Ma cosa forti? Escorts di per. Poi abbiamo. Abbiamo conquistato, beh, non lo sapessi. Meglio così. Non sto giocando malissimo, però. Però ma dobbiamo giocare tutti quanti compatti. No, vabbè. Ma questi qua sopra solo voi li potete sparare, io no. Ma poi c'è pure qui. Ma una volta ogni 3 anni la spara, non è che la spara sempre. Ok, l'ho ucciso. Mi date una mano, chi è che cura, voglio capire? Luke. Nemmeno mi cura. Che curano. Sì, ma a me non mi cura, non mi sta proprio curando. Copri che... No! Mi hanno shottato! No, ha fatto la mossa finale! Mi ha rotto proprio le palle, ma il robot non me ne sono proprio accorto. Addio robot. No, tengo pochissimo di vita, no, sono morto. No! Una volta che finisciamo sto finale non ci puoi fare niente. Puoi tenere tutto lo scudo che... No, frate, guarda qua! Non sto premendo niente, si è buggato! Guarda, non sto premendo niente! Che cosa stai facendo? Sta sparando da solo! Non sto premendo niente! Se provo a premere io... Ok, sì. Mi sto a botto di Graal. Are you lagging or something, Ash? Hi guys, my name four, is three, una casa. Ma siamo 2-2. 2-2. It's 2-2. Non ho saltato la mossa. Ma se mossa finale, ma io devo assalto tutti come prima. Però purtroppo non la tengo. Aspetta. Se venite a tirare lo scudo abbiamo vinto. Cioè abbiamo vinto nel senso che. Ok, te l'ho ucciso, dai. No, non è. Ho detto io lo dobbiamo uccidere. Basta! Terminus ha rotto le palle! Quando arriva quella pallina. Ma voglio sapere guarda, qual è il raggio d'azione. Quando muore rimane quella pallina. Il fatto bello è che io stavo sopra il. Stavo in cima al palazzo. Ho scoperto come ucciderlo. Pure che fa la mossa finale, ho scoperto come ucciderlo. Quando fa la mossa finale, che è morto, rimane una pallina che vola. Se tu rompi quella pallina prima che lui rinasca,
abbiamo, cioè la uccide e ha perso la, la mossa finale, così. Il problema, capire, il problema è capire quando deve fare la mossa finale. E qua esce quella pallina che vola. Quello è il problema, perché lui subito la fa appena muore. È difficile. Se tu la riesci a rompere. Qua frate, ho fatto 6 kill. Vai, vai, vai con lo scudo, vai, vai! Fammi rimanere dietro lo scudo però! A posto. Stiamo conquistando, dai, dai! Ricarico pure. Dietro, dietro, dietro! Ok. Ma frate, visto, se siamo tutti quanti assieme, a uno ci uccidiamo dentro a niente. Il problema è quando arrivano tutti insieme gli avversari. Perché quando vengono tutti insieme tu riesci a ucciderli. Attenzione, però c'è Terminus che ammazza tutti, anche se stiamo. Anzi, soprattutto se stiamo insieme. Non andatevene. Ah, sono. Oddio! Sono scomparso! Resisti, resisti, ecco. Oh, ma dai. Ok? Sì! No, è conquistato, non voglio sapere niente. Ok, ucciso! Ok. Andiamo, andiamo, la carretta, la carretta, vieni! No, frate, è impossibile, tengo 16 kg, ancora devo morire. Tu tieni un botto di vita, tu devi. Vite, siamo tutti quanti a. No, non andate da su! No, no, non stiamo andando. Ti uscire la carretta. C'è Terminus. Vai, vai, ci sto, ci sto. Attenzione. Che Terminus è morto. No! No! 10, 9, 8, 7, ma, vai, vai, vai! Non ti allontanare, non ti allontanare! Sono morto, sono morto, sono morto, frate. Sanno gli altri, sanno. Vai, ci siamo. Best streak 41. Ah, no. Best streak 30. No, ma muoio sempre. Basta! Ma Willow sta. Ma Willow ammazza solo me, ammazza! Quante kill hai fatto? Sto arrivando, 37. Sto arrivando. 37. Ah, vabbè, io credo ne avevi fatto tipo 20. No, però nel senso Willow non mi so fare niente. No! Pensavo che c'è la carretta, com'è possibile? Ho fatto 42 kill. Best streak. Non me lo dice ancora. Ah, best streak 24. Accia. Allora, accia. Mi io mi potenzio. Mi best niente. Streak quanto hai fatto? Cosa? 2000? Cosa? Se ti dico quale quante. La mia best streak ti metti a ridere. Perché? Uno. Yassi, serio. Ho fatto 37 kill, no? Facevo una kill e poi morivo. Facevo una kill e poi morivo. Ho fatto quasi tutto. Ho fatto 19 morti. Ho fatto 4, 3. No, io sono morto 9 volte. Dai, però mo ci devi mettere bene con lo scudo. Ci devi coprire a tutti. Oh, ma io copro a tutti. Se vuoi che morite. No, basta con questo tizio. Venite di là. No, frate, ci stanno distruggendo. No? Notato. È notato male allora, frate. Se lo ammazzo laggiù a Terminus. Forse ho ucciso questo. Attenzione a Terminus mossa! Via, via, via! Beh. Mossa finale! Ah, non sto capendo niente! Lo bambo, che cazzo si chiama lo bambo? Vai, vai, conquistiamo, conquistiamo! No, no! Reach for the sky, no! Dove, 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 dove? Dove cavolo sta qui? Ma solo voi potete sparare? No, no, ma fa... mi ha ucciso! Mannaggia, non riesco ad ucciderla! Mi ammazza sempre a me, è sempre lei quella che mi ammazza! No, adesso solo io al centro! Ciao, posso mai fare, sono morto! Ciao, voglio mai fare solo lì al centro! No, è morto Terminus! Cioè, no, stanno conquistando loro. Ci ha fatto la mossa finale. Stanno conquistando loro. Tutti e 5 di loro stanno conquistando. Ce la possiamo fare, sto venendo. No, non ce la potremmo mai fare, guarda là. Vabbè, se faccio lo scudo. Iniziate a sparare. È impossibile. Guarda qua. È persa, è persa. Beh, non è mia strada. Vai, vai, vai.
No, sono morto, sì, ma ci sono tre di loro. Ci siamo! Ci sono tre di loro! Ucciso tre di loro! Vai, vai, vai! Oddio! Sono tutti morti, avversari! Sì! Mamma mia, che cavolo combinato! Yeah, se non esco io è buggato il gioco, non è possibile. Io non ci posso mai comparire. Ma non è possibile che è uscito questo! No, questo qua non compare mai! Ho fatto 70 kill, ho fatto, no scusa, cioè veramente ho fatto 70 kill. Yeah, ma sei serio? Guarda qua, guarda la sua sinistra! Che cavolo ha combinato? Ho ucciso tutti quanti io. No, dai, è stato bravo. Sì, ma frate, io ho fatto 70 kill. Ho fatto 25 kill senza morire. No, frate, non sto scherzando. Guarda, best streak 24. Oddio, sei pagato. Va bene, dopo no. Questo non è possibile. Sì, ma almeno sono oro. Perché ancora oro? Ma era competitiva. Vabbè, questo? Sì, sì. E perché non mi è salito? Boh. Vabbè dai ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo era Paladins. Se volete vedere altri video di Paladins, mettete mi piace. Noi ci vediamo sul prossimo video. Quindi in descrizione metterò il link del canale di Larry XD. Uscirà il mio canale, il mio video di Paladins Rocket League Beaches. Quindi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. A presto.